Buongiorno a tutti. Siamo giunti con questa terza edizione a strutturare sempre meglio questa, quella che è questa ex opera Pastorale della Roccia. Questa manifestazione che è nata un po' per Enrico per scommessa il primo anno, insomma, pensando di fare piccola manifestazione, è subito esplosa e ha avuto subito un successo di pubblico talmente entusiasmante che ci ha proprio portato a cercare di migliorarci ogni anno. La manifestazione si compone veramente di momenti ludici e di momenti culturali. Bisogna sempre tenere conto che il protagonista di questa manifestazione sono le aziende. Sono le aziende che con i loro prodotti, che siano di meno gastronomici, agroalimentari, ma anche artigianali, sono il tessuto del nostro territorio. Quindi ci sono le aziende agroalimentari, ci sono le aziende artigianali, ci sono le aziende commerciali. Rispetto all'anno scorso, la novità, diciamo, più forte è rappresentata proprio dalla questa serie di degustazioni itineranti che abbiamo messo su lungo i portici di Via Pozzoni. Degustazioni di vini e di piatti della tradizione, fatti tutti dalle aziende con prodotti del nostro territorio. L'anno scorso abbiamo iniziato con qualche piccola degustazione, abbiamo proprio notato come ci fosse questa richiesta dell'utente di poter anche assaggiare proprio quando prodotto, perché poi non è che si può sempre, tutte le aziende, quelli che hanno un prodotto vero, non è che il prodotto possono averlo tutto l'anno in futuro, no? Pensate alle aziende di formaggi, quelle ce l'hanno nel momento in cui si produce il formaggio. Quindi quest'anno ci siamo preparati un po' prima e abbiamo cercato di mettere su proprio un piccolo menu che si potrà aggiustare lungo il corso e ogni azienda proporrà il suo prodotto, quindi non sarà il discorso della classica sala che uno si siede, ma uno dei visitatori potrà andare a uno stand e degustare una pietanza, un piatto di vino e poi andare a un altro stand a degustare un'altra cosa. I vini saranno proposti tutti insieme, delle aziende che partecipano all'Expo, da una vineria, due vinerie gestite chiaramente da professionisti come dell'AIS, quindi sommelier, gente che potrà anche dare poi dei consigli all'utente, quindi serviti chiaramente freschi, bianchi, chartrate a temperatura ambiente, i rossi, in modo da poter dare anche da poter fare emergere le cartelle proprio la parte più organolettica della parte più importante del prodotto. Quindi ci sarà questa degustazione, ci sarà una parte di stand che faranno soltanto, proporranno soltanto le loro creazioni, le loro attività, e poi ci sarà una parte di stand che proporrà proprio il prodotto e alcune aziende proporranno delle degustazioni. Devo dire che alla fine è quello che proprio è la cosa più difficile, che però dà più soddisfazione, è poter vedere questa sinergia, che forse è un po' la cosa che è sempre mancata a questo tutto nostro territorio, no? Della Val d'Aosta, di poter lavorare, vedere lavorare fianco a fianco i comuni, le amministrazioni pubbliche, con magari i loro braccio operativi del Proloco che possono aiutano le aziende e la Camera di Commercio, cioè facendo uno spaccato vero di quello che è questo territorio e facendo emergere veramente quella che è la sinergia positiva. Io penso che il petrolio veramente del futuro sono un po' i beni culturali, no? E noi siamo ricchi di beni culturali e il nostro patrimonio enogastronomico è un bene culturale. Abbiamo anche, sarà possibile anche chiaramente per chi lo desidererà fare delle visite al nostro patrimonio culturale, come ad esempio il Teatro Salvini, qui abbiamo anche il nostro presidente.
come le strutture degli altri comuni su richiesta, chiaramente perché c'è tanto impegno sull'Expo, però proprio è la parte dello spaccato dell'intero territorio visto di tutto il mondo in questa manifestazione che vogliamo rappresentare all'esterno, proprio per cercare di trovare delle strade nuove per implementare comunque quello che per noi è fondamentale, cioè l'occupazione all'interno dei nostri territori, perché i nostri territori hanno bisogno di vedere la crescita dal punto di vista occupazionale per poter sopravvivere.